serratura della porta funziona, guarda un po' se la serratura della porta funziona. Rimette la giacca e basta a fanculo. Signori, facciamo un bel saluto a tutti insieme, lo mandiamo a fanculo tutti quanti. Uno, due, tre, vaffanculo! Ma sto fulano è di lui o è vostro? Sto fulano madonna, io dico, ma perché? Perché non basco mai non rompo il cazzo? Dai, un'altra volta, dai, non ti preoccupare. Mi raccomando, tranquillo con te, insomma. Questo l'avete visto bene, questo lo leggevo sul giornale. Sì, meno male. Lo voglio rovinare, gli regalo il pisello d'oro così si fa pure ammazzare. Ha detto è la persona più affidabile che conoscerò mai nella mia vita. Meno male che hai dovuto io all'ultimo. No, ma magari sembra così esuberante, però romper cazzo. Signori, dicevamo di questa gita, stornelli romani antichi. Antichi. Palle, palle, dovete cantare tutti insieme a noi. Palle, palle, palle rosse gialle, palle in quantità. Chi non canta, gli possa rimanere rigido per una settimana. Oh, 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 oh. E i baresi hanno guardato tutti e due il marito. Non canta, non canta. Ma dai, ma non è una bella cosa, no? Ma lo sai perché il mondo che c'è il pisello grosso, lungo? Pure perché voglio vedere come fanno a pisciare col cazzo dritto una settimana poi. Come fanno? Con il catetere forse. No, che poi noi uomini siamo orgogliosi delle nostre, o meglio, per un uomo l'erezione è tutto, diciamocela. Ricordo che però quella della mattina non vale. Sì, sì, vale, vale, vale. No, è un fattore idraulico, me l'ha detto la mia dottoressa, la mia proctologa. Sono in cura per un problema alla prostata. Praticamente lei mi fa il massaggio della prostata in un modo curiosissimo. Mi mette una mano su una spalla, una mano sull'altra, e poi mi fa, lo senti il dito che ti massaggia? Non sei tre mani. È lui proprio, lo riconosco bene bene. Che fortuna che non ci allunghi. Meno male. Signori, ma che c'è, ha giradito, si è mozzicato una pezzetta. Vi posso dire, posso fare una domanda? La differenza tra un proctologo e un ginecologo, la sapete? Io sì. Sì o no? No. No, è l'odore del dito. Del dito. Vabbè. Vabbè, pure questo è proprio. Attacca, parla, ma aspetta! Ci sono i seri. In English, now everybody sing together, all together. Balls, balls, red on yellow. Yeah. En français, tout le monde va chanter ensemble, le couille rouge et jaune. Oui. In spagnolo todo junto lo sa cantar los huevos rojo y amarillo. E in cinese? Ciuccia qui, ciuccia qui. Pensando la vita però. Il cinese gli piace. Il cinese gli piace. Il tedesco, pallen, pallen, rosse e gialla. Lasciamo stare col Marocco qua che già mi sono esposto prima. Go! Romeo, io stavo spiegando alla ragazza che io non posso scopare per legge una musulmana. Come mai? Perché sono maiale. Ah, cioè, è giusto, giusto. Giustamente. Arrigo! Palle, palle, palle rosse gialle, palle, palle, palle quantità. Va bene, va scusate, bene. Scusatemi. La ragazza giù, quella mora, quella là, la tipo bravo. Bravo. Ho capito. Invece di cantare, perché le mastica le palle? La vedo da qua io. Ma sta mangiando. C'è una patatina davanti. Sì, una patatina, quella c'era una vasca da bagno, non la patatina, scusa. Se quella c'è una vasca da bagno, amica mia tedesca, c'è una figa Iacuzzi, ma c'è una sorta. C'è una figa gemellata con le grotte di Frasassi, mannaggia, quella miseria. Lo sapete che nel 2019 si sono perse 7 persone nel 2019? Nelle grotte, vedi? No, no, parlavamo della figa della tedesca, ma che cazzo di sura. Vinto, perdi, nasci. Tunnel. Signori, ripetita Juvent, go! Palle, palle, palle rosse e gialle, palle, palle, palle quantità. Verranno le storie antiche che l'uomo rovino, dopo fondata Roma, fondasse nel casino, poi che le bolognesi non erano vicine, furono prese il ratto, le vergini sabine. Palle, palle, palle rosse e gialle, palle.
4. Ma ho detto adesso che non so Sabine, è tedesca. Ma manco sono vergine allora, è un, così è un pro forma, diciamo. Tu guardi intorno e trovami una vergine. Io per me non ce stanno. Ce ne sono due. Addirittura, chi so? Uno. Perché dopo 5 anni che lo scopi la figa si chiude. Ah, lì si è proprio qui chiusa ermeticamente. Vabbè, a lui basta che gli pisci con qua la figa, gliene frega un cazzo. Ci pisci? Allora che c'è la mano. Signori, il primo stornello lo dedica un ragazzo di oggi, ma il compleanno. Quanti anni fa? Come le chiami? Mi sono scordato. Roberto, col culo aperto. Un applauso a Roberto. Tanti auguri Roberto. Quanti anni? La voce è un po' da Frogio, però io voglio. No, leva la voce, non è tutto Frogio. Bravo. E Roberto, alza la mano. Quella con cui opera, questo è mancino. Oddio, io a 20 anni ero ancora destro, sinistro e riuscivo con tutti e due i piedi. Ma questo lo parte. Senti la storia, Scriveva Messalina al figlio Nottolemo, non farti troppe seghe se non diventi scemo. E poi obbedì alla mamma, credendo ad un malocchio, non se fece più seghe, ma diventò finocchio. Palle, palle, palle rosse gialle, palle. Secondo voi, Proci, ci si nasce o ci si diventa? Ci si nasce, certo. Ci si diventa. Sicuro? Lui mi ha detto fino a che non te lo senti dentro. Non quando lo senti dentro è già troppo tardi, di solito. Oramai quando è ida. Anche se, come diceva povero nonno mio, il brutto non è tanto piallare il culo, ma scopri che ti piace. Capito? No, non era. Grande filosofo. Filosofo cazzo. Signori, voglio dedicare uno stornello a quest'uomo. Italo. Calvino. Ah, Calvino. Ti ho detto uomo, no, ho fatto un complimentone stasera. Ma la dietro mi pare un pisello con orecchie, ti giuro porto. E Cagliotti di regolo fu chiuso in una botte, a furia di girare c'aveva le palle rotte, ma fu così che allora facendo un'apertura e con quel cazzo fuori frenava l'andatura. Palle, palle, palle rosse gialle. Ma non intendo trovare il pelato? Quello in fondo al burrone. Perché? C'ha tutto moscio, mica frena quello. E lo so che ha detto la moglie qua, bella bionda, vedi? Bionda. Ma che lei cazzo dice? È mora mora. È mora sopra, sotto è bionda. Che volete da me? Se dici la figa? No, se dice proprio i peli da figa. È vero, perché oggi come oggi le ragazze se la depilano completamente, sembra una vongola, a me mi fa pure un po' pressione. Vabbè, oddio, con una spremuta di limone cambia. Vi ricordate anni 70-80 quel bel gatti soriati? Una cosa bellissima. Quelle figlie che ci avevano in basetta, i peli partivano dal malevolo, qualcosa. Che se andavi a scopate dovevi portare i croccantini da gatto per paura che sgraffiavano. Comunque, a quei tempi, signori, molte donne del mondo dello spettacolo si tingevano i peli della figa, soprattutto le attrici, perché nelle scene di nudo non ci sarebbe stato. Lo faceva addirittura per prima Marilyn Monroe. Che si tingeva i peli dalla figa con lo spazzolino da denti elettrico. Ma quale elettrico? Manco c'era. C'erano tante cose elettriche in quel periodo. Il tostapane l'avevano inventato. Il frullatore di sicuro. Il vibratore sarà inventato nel 1968. Io ho studiato. È vera sta cosa, però. L'ha inventato un americano. Sì. Che mi invento? Mi invento un vibratore a transistor. Guarda lei, guarda la veronese che dice è vero, quella è una grande esperta di vibratori. Una volta l'hanno vista in un sexy shop, è entrata, ne ha ordinati 13, voglio quello bianco, quello nero e quello rosso. Mi ha detto signora, quello bianco e quello nero va bene, ma l'estintore ci serve. Esagerato, che cazzo c'hai? E quello gli serviva per smettere. Va bene, va bene. Vabbè, ma il nostro non l'ha lasciato, l'ha nascosto. Don Alejandro, abbiamo una bella faccia da etrusco in sala, per cortesia. Voglio una faccia da etrusco. Possibilmente. Ti trovo un etrusco che sia etrusco, vero? Etrusco. Questo. Fai vedere, non vedo la faccia. Ha scopato due volte e ha lasciato incinta due volte. C'ha la faccia da etrusco. No, c'ha la faccia da stronzo.
qui due sei cose, o dice il calza avvelenato, o quella c'ha la trappola sulla figa, perché c'è un pezzo di pecorino dentro, gli scaccia la bolletta, picchia. Dica, dica! Basta che ce l'hai in passo, sì! Vieni, vieni, vieni! Oi! Abbiamo parlato di quello che ha messo a cinta! Ma no! È venuta bene la carrozzina questa! Ci passi, spingi, che come hai spinto qua volta, spingi quella cosa! Vadi, 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 le dico vadi! La bambina sta con voi, dice. Voi, ho fatto bene a comprarmi una casa col giardino. Hai fatto bene, sì, c'è la cimicetta. Comunque stavo con il nostro amico. Vabbè, sì, due, se si fanno una pecorina gli passa sopra col pisello, mannaggia la puttana. Vabbè, ma lei sale sulla sedia. Possiamo dedicare lo stornello alla famosa faccia da etrusco stronzo? E caio muzio scemo da ieri sare porsenna, si ha sbagliato il colpo, ringrazia la mia tena, oddio mai cento, di cento stai sicuro, al prossimo attentato te romperà nel culo. Palle, palle, palle rosse gialle, palle, palle, palle quantità. Oh, che è successo? Bravi, bravi. Il bambino non... piange, se voi in cinque romper cazzo. Buonasera, ragazzi. Bravo, ecco. Ma salite sto fio della mignotta. Sta ridendo. È proprio fio tuo. Povera Italia. Non sapeva. Che il bambino piange, lui che c'ha una linea. Bravo. Quello ha detto qua se spendono un sacco di soldi, fammene andare. Mortacci vostri. Allora. Direttamente dalla Sicilia. Grande. Agrigento. Giulio Cesare siciliano. Stasera sì. Tu devi essere orgoglioso di questa scelta, perché Giulio Cesare è stato il più grande dei condottieri romani. È vero. Non ha mai fatto un cazzo in vita sua. È vero, perché ma visto un siciliano che lavora. Se venga a sapere. Se lui è Giulio Cesare. Abbiamo un centurione romano, diciamo, che di stazza. Dammi i requisiti. E deve essere un guerriero, immagino. Lo vuoi bello? Certo. Lascia bene. Lo vuoi maschio? Sì. No. Con fisica eccezionale? Yes, sir. Yes, sir. Vieni qua con me. Vieni con me. Ma che t'hanno disossato di portarci? Un altro portacco rotto questo. Pieno di tacchi, il soppetto, il soppetto. Come ti chiami? Tommaso. Tonghi. Senti Tonghi, sei figlio unico? No. Ci hanno riprovato? Certo. Peggio di quello gli voleva venire. Meglio. Senti, ti devo fare una domanda, io me l'ho fatta a farsela, però non l'ho detto. Fai palestra? Di cognome! Ma di portarci da te, sì. Tommaso Palestra! Ma fai pulizia in palestra! No, ma va a fare la doccia a guardare i piselli che non sono la doccia, vedo? Senti, Tomma, ascoltami bene. Allora, abbiamo preso un Giulio Cesare, il siciliano, ok? Tu di dove sei? Verona. Di Verona. Pensa, uno che lavora per il siciliano. Capita che funziona così, no? Allora, ascoltami bene. Qui noi abbiamo una riga bianca. La vedi? No. Signora, non è droga, eh? Ma io dico, è immaginaria, lo so, mi dispiace, che cazzo. Allora, questa è una riga bianca immaginaria che non c'è. Allora, ascoltami bene, quello è Giulio Cesare. Tu con un occhio guardi Giulio Cesare. Esatto. C'ho la paura a toccarlo. Sicuro. Con un occhio guardi Romeo. Esatto. E con un occhio... E quanti cazzi d'occhi c'ha? Ah, Tommaso. Allunga sta mano. Indica Giulio Cesare con l'indice. Stasera c'è la più fina da io. Sei pronto? Vai, segui i movimenti. E Caio Giulio Cesare passa per un bigone, per un bagnasse cazzo, se fece il centurione. Una cosa Tommaso, ti appetta la parolaccia. A Tommaso, non ti preoccupare, c'è sempre la prima volta, poi ti piace. Ma se sono anche appetato, ma pure la prima volta. No, vuole fare la seconda, che fai? Riprovarci, Tommaso, ti è piaciuto.
mo te senti pure un po' più aperto, domani, capito? Ma la vita a volte ha i suoi comandamenti, meno male che la fica non ha i denti. Meno male. Conosce questa cosa, è possibile, la rinascerete e te se magna tutto.